stagione scoppiettante a Chioggia e Sottomarina dopo una lunga estate di eventi sulla sabbia e non. Il varo della nuova stagione è stato dato il 30 agosto con il prestigioso quadrangolare Città di Chioggia, al quale hanno preso parte il Volley Sottomarina Chioggia, l'Anton Veneta Padova, il Vergati Sarmeola ed i campioni d'Italia dell'ITAS di Atec Trentino. È una grandissima novità per questa città, e la società ci ha messo a disposizione addirittura di scontrarsi contro squadre di altissimo livello, per cui per noi è una motivazione molto, molto grande quest'anno iniziare in questo modo. Il tutto si è svolto nell'arco di una giornata intera, con le squadre che in mattinata hanno sfilato lungo Corso del Popolo assieme al presidente del Volley Sottomarina Chioggia, Alfredo Boscolo Anzoletti. Abbiamo l'impegno per far crescere Chioggia e lo sport di Chioggia. Noi vogliamo far lavorare i giovani, crescere con i giovani. Non vogliamo fare proclami, però la nostra intenzione è quella di ben figurare. Noi abbiamo un campionato nuovo, difficile, però abbiamo fatto una struttura, abbiamo una squadra che credo ci dia delle soddisfazioni, ci darà delle soddisfazioni. E con questo speriamo che poi anche Chioggia ci aiuti a crescere. A fare gli onori di casa c'era l'assessore allo sport del comune di Chioggia, Nicola Boscolo Pecchie, che a nome dell'intera cittadinanza ha dato il benvenuto ai campioni d'Italia. Devo dire che il movimento pallavolistico è sicuramente la punta di diamante della città, che è stato coronato con questa promozione in B2. Sarà un anno sicuramente interessante che coinvolgerà tutta la cittadinanza, anche perché proprio in questi giorni le quattro società di pallavolo che appunto gravitano su Chioggia hanno raggiunto degli accordi di collaborazione che dovrebbero portare a un consorzio, che quindi vuol dire che tenteremo la strada non solo del buon campionato, non solo della vittoria, ma dell'eccellenza di tutto il movimento, partendo dalle giovanili, per avere non solo dei campionati da fare ma dei progetti sportivi da svolgere. E proprio il neonato consorzio è la grande novità della nuova stagione pallavolistica a Chioggia, tutti insieme per un grande obiettivo. La cosa eccezionale dopo decenni di lotte intestine, di campanili, di incomprensioni, è stato siglato l'accordo da tutte e quattro le società, cinque perché una è nuova: il Volley Sottomarina Chioggia, il Junior Volley Sottomarina Chioggia, l'Arvas Chioggia, l'AICS Chioggia e la Libertas Chioggia hanno firmato un atto di costituzione del consorzio pallavolo Chioggia. È chiaro che questa è una novità assoluta per il territorio di Chioggia e questo dovrebbe essere il vero motore per il proseguo dei prossimi 10 anni per lo sviluppo del pallavolo a Chioggia. La giornata è proseguita poi a Sottomarina con l'aperitivo all'Eurobar ed il brindisi fra i campioni d'Italia e i giocatori del Chioggia. Per quanto riguarda la rosa, il Chioggia ha confermato gran parte dell'organico ed in particolare il capitano della promozione, Alessandro Gibin. Sì, ho questa responsabilità, anche se devo dire che i miei compagni mi aiutano molto bene, perché comunque sono tutte persone, ragazzi seri. La società ha investito molto sulla persona, non tanto sulle esperienze che ogni singolo giocatore poteva aver fatto in giro per i vari campionati, ma proprio sul carattere umano delle persone, insomma. Quindi sono un capitano di un bel gruppo. Ma andiamo a capire nello specifico cosa e quanto è cambiato quest'anno nell'organico al VSC. Allora, quest'anno sono stati fatti 4 nuovi innesti rispetto allo scorso anno, e esattamente un palleggiatore Emiliano Bosetti proveniente dal Sarmeola, Massimiliano Viero scacciatore proveniente dal Mestrino, e Bellini Alessandro dalla 1 del Padova e Battaglion Davide dal Fizzetta Mestre. E diciamo che questi 4 nuovi acquisti sono stati mirati appunto per sistemare un po' le carenze che avevamo l'anno scorso in qualche reparto, ma sottolineo a dire che probabilmente, come ho già ripetuto, quest'anno forse i veri acquisti che abbiamo fatto sono stati confermare gente di valore come Ravagnan e Voltolini in primis. Un bel gruppo dunque, una squadra interessante che ha iniziato la preparazione molto presto. Noi saremo la matricola sulla carta, però sinceramente ci siamo organizzati, abbiamo iniziato i lavori, abbiamo iniziato molto prima rispetto agli altri, quindi sicuramente l'obiettivo nostro è quello di fare un campionato da protagonisti. Il Volley Sottomarina Chioggia è sceso in palestra già il 7 di luglio per una valutazione generale. Dopo 2 settimane si è fermato per riprendere con i carichi da metà agosto. Abbiamo preferito fare una sorta di valutazione dei ragazzi in una fase preventiva al campionato per poterci un po' testare e anche valutare le cose migliori da farsi appena la ripresa degli allenamenti. Abbiamo fatto il periodo di luglio con solo lavoro tecnico e Coach Zombo ha dato delle indicazioni alla società molto molto dettagliate, per cui pensiamo di essere
con un organico adeguato. Per ogni squadra che viene allestita ci sono sempre dei punti di forza e dei punti deboli. Sentiamo per voce dei giocatori come giudicano la loro squadra. Dove pecchiamo un po' di più forse, ma basta allenarsi, è la ricezione. Punti forti, attacco a muro, in cambio palla siamo una squadra che sicuramente potrà dire la sua, perché siamo alti, siamo pesanti in attacco, muriamo bene, soprattutto su palla alta, arriviamo molto molto bene. Lo spirito, già dalle prime sedute, io ho visto che i ragazzi hanno giocato molto bene assieme. Insieme al Dori abbiamo scelto giocatori che siano di livello qualitativo buono, ma anche sotto il profilo umano, gente capace di legare con gli altri e di non crearsi magari un alibi a sé. E ho visto in queste sedute di allenamento che soprattutto i nuovi hanno ben legato con quelli del vecchio gruppo. La domanda che si pongono tutti è: dove può arrivare questa squadra? A darci la risposta è coach Zambon. Secondo me, se riusciamo a raggiungere l'obiettivo della ricezione, un 60-65%, che è quello che ci siamo prefissati nei primi due mesi di lavoro, riusciremo veramente a fare un campionato da protagonisti. Ma Zambon sarà protagonista non soltanto in B2, a lui è stata affidata anche la squadra dell'Under 18. Abbiamo la necessità di avere già testati i ragazzi Under 18. Quando si arriva in Under 18, il grande Under 18 deve essere in grado di fare anche pallavolo in Serie B. Per noi è importantissimo e non a caso il capitano dell'Under 18 è il nostro secondo libero, Giordano Stefano, che esordisce dalla prima divisione in Serie B. Non abbiamo paura assoluta di mandare i giovani allo sbaraglio, perché contiamo di lavorare bene nel settore giovanile per poi proprio avere questo progetto di sempre più chiogiotti ad alto livello. E ricordo che su 15 della Rosa, 11 sono di Chioggia, e questo per noi è un grande motivo di orgoglio. Ecco un esempio di giovane cresciuto a Chioggia che ora vede la Serie B2 come un sogno raggiunto. Abbiamo fatto le finali provinciali quasi ogni anno, le abbiamo centrate, e dopo un anno le abbiamo vinte, un anno le abbiamo perse. E ci siamo standardizzati su quel livello lì, e è stato bello, è stata una bella crescita a livello proprio individuale e umano dal punto di vista di giovanili. Arrivavi lì, conoscevi un sacco di gente, era bello. E tecnicamente ci hanno sempre diciamo portato degli allenatori di gran livello, e quindi siamo cresciuti, è stato proprio un bel viaggio, insomma. Tutto è pronto dunque per un gran campionato a Chioggia. Ciò che è certo, viste le premesse, è che ci sarà da divertirsi. Il mio sogno è, come tutti i presidenti, di essere promossi. Ripeto, non mettiamo dei limiti, vogliamo fare passo dopo passo. La nostra volontà comunque è quella di ben figurare. Adesso cominceremo, vediamo, però qualche desiderio nel cassetto ce l'abbiamo, insomma, ecco. Quindi vorremmo perlomeno il B1 forse portarlo a Chioggia, forse, vediamo, lavoreremo per questo, insomma, dai.